dedicata al Al grande più santo grande santo del mondo, del possiamo dire, mondo, perché San Nicola è l'unico riconosciuto. santo che ha 2 giorni di festeggiamento, no, due periodi, Domani. Natale, Ah, sì, no, la festività, sì. dicembre e maggio, La memoria liturgica e poi la festa delle Professoressa di religione, feste. precisa, la memoria liturgica, per me è Santa Nicola, È San cioè, Nicola, i sì. ceci, i sementi, sai che si a Santa I lupi. Nicola si vanno a mangiare i ceci e Certo, sementi. i lupi che poi mangio. E quando eravamo piccoli sputacchiavamo, ma non si può più sputacchiare col No, Covid, non si può sputacchiare col lupino, lupino, con la te lo devi ingoiare tutto buccia e per tutto, intiero. Ecco qua. certo. Il cecio. Buonasera ragazzi, come state? Bene. Yuhu! Bene, bene. Che Auguri. richiamo gioia da tutti i porri. Bene. Pausa nei tempi migliori. Allora, salutiamo il più giovane della compagnia, che è il nostro amico Lello. No, e lui è Marco Detto Marco Lello. Oh, Detto vero, giusto, Lello. Ciao Marco? Marco. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Oh, come come sei va? fatto male oggi? Bene, bene. Va bene, anche tu fai bene, Maria! bene, come Miriam. Guarda Bene, bene. Tanto è arrivata Miriam, la salutiamo. Ludovica. Ludovica, intanto io mi metto pure qui i commenti degli amici che ci stanno Adesso seguendo, arrivano così copiosi. piano, man mano che andiamo avanti con Man la trasmissione, possiamo salutare. mano. Ok. Già devo salutare la professoressa Cara È che si è vero. collegata e Vero. quindi Sì. ci sta seguendo. Allora, Anni alla prima ora. stasera, cari ragazzi, puntata speciale. Io direi di omaggiare il nostro caro amico Gigi De Santis, che ci ha dato, Onorato. onorato della sua presenza attraverso i suoi video, ma sarebbe dovuto essere qui con noi. Intanto è arrivata anche Ludovica. Buonasera, Ludo. Possiamo partire con il canto dei pellegrini. Va Benissimo. bene? Quindi prego la regia di mandare in onda la canzone popolare San Nicola va a mare, perché questa è la canzone della festa dei baresi. Oh, sentiamo. No, dei baresi, dei pellegrini, Dei dei pellegrini. Ci siamo? Alleluia, Maria, Santa Maria, alleluia, Maria, Santa Maria.
simpaticissimo, tornerà poi nel corso della trasmissione con delle poesie veramente straordinarie, declamate anche se da lui. Ci vorrebbe la traduzione. Però lui è bravo, perché poi gli spiega alcuni termini, quindi questa trasmissione parlerà di San Nicola, della nostra baresità, ma sempre anche come da un punto di vista anche molto molto culturale. Ok, allora, Valerio, so che tu hai un po' vogliamo parlare, senza grosse pretese, però vogliamo parlare un po' della storia, traslazione delle ossa del santo. Sì, allora, diciamo che San Nicola intanto nasce a Patara, attorno al 250 d.C., in una famiglia che è molto religiosa. Infatti lui ha un amore verso Gesù, datogli dalla famiglia già da quando è giovane. Però rimane orfano da ragazzo e ha un'estrema, cioè una grande eredità. Quindi era una persona molto ricca. Sì, era molto ricco, molto più di me. E allora in pratica si dà la vita del chierico e diventa vescovo, no? Io non so se qualcuno, poi ne parleremo anche, ma la leggenda narra che lui diventa vescovo un po' in modo rocambolesco. Poi vediamo un po', se non voglio spoilerare. Bravo. Perché ripeto, i ragazzi faranno la trasmissione, quindi non so se qualcuno ha preparato questa cosa. Se non la dovesse dire nessuno, poi la diremo noi. Vai, Valerio. E quindi prende una carica episcopale San Nicola e praticamente... Quindi diventa vescovo di Mira. Sì, diventa il vescovo di Mira, dove lui poi morirà lì e lì ci saranno le ossa. E intanto nel 1087, a Bari parte una spedizione commerciale verso l'Antiochia, dove era l'attuale Turchia. E questa spedizione commerciale per recuperare le ossa del santo sono state organizzate dalla famiglia degli Efrem e dei Dottula. Due famiglie baresi importanti all'epoca. Molto importanti. Alcune vie sono molto anche più di me, diciamo. Pare che San Nicola abbia addirittura partecipato al Concilio di Nicea. Sì, nel 325. E abbia esclamato: qui riposeranno le mie ossa. Mamma mia, mi fai paura. Durante un viaggio a Roma lui abbia detto: qui riposeranno le mie ossa. Quindi, quasi profeticamente. Però a Roma, non a Bari. Sì, però in Italia. In Italia voleva dire lui. Però okay. Il Concilio di Nicea è il concilio fondante della Chiesa. È perché poi da Roma è tornata a Bari e ha detto: mo, che lungomare, e io qua voglio fare. Si è innamorato. Si è innamorato. Poi ha fatto un po' di popiz, sgagliozze. E quella ha fame, ammira cosa mangia, il riso. Non credo, ammira si mangia bene. Beh, poi che cosa è successo? Quindi parte questa spedizione commerciale di 62 marinai nelle caracche. Che sono le caracche? Sono le grandi navi da trasporto, diciamolo. Mappe, devo hai studiato. Caspiterina. E io so cane. Sì. E quindi salgono questi 62 marinai che vanno, mi sa che stava pure preti sulla nave, e praticamente vanno verso Mira, dove si trovava il santo, e vanno verso la... Hanno già con l'intenzione di traslare, che oggi si traduce con... si dice traslare. Diciamo traslare per la leggenda, diciamo. Sì, vabbè. Qualcuno lascia intendere che sia stato un vero e proprio furto. Furto, vabbè, lasciamo perdere. Praticamente vanno con l'intenzione di rubare, però devono mascherare il fatto che rubano, infatti portano le merci da vendere. Interrompo, Valerio, ma ci avevano già provato i genovesi e i veneziani. E infatti i baresi, furbi, hanno fatto i baresi? Hanno cercato subito di andare a Mira per prendere le ossa, perché sapevano degli intenti anche dei veneziani, che erano molto interessati a San Nicola, e quindi loro hanno... Sembra una partita di pallone, cioè i baresi contro i veneziani. Sì, e perciò i baresi, furbi come siamo, belli baresi, vanno a Mira e si recano nella basilica dove stanno le ossa, però era sorvegliata da quattro custodi.
E perciò i marinai, baresi, sempre forbi, quali siamo? Figli di Ndraocchia. Esatto. Scusami Valerio, che la professoressa Giraci ci sta dicendo le radici del reato di cui è l'articolo 624 del codice penale si trovano a loro agio in terra barese. Grande professoressa. Bellissimo, bellissimo. Vai, vai Valerio. Praticamente stavano quattro custodi, quindi stanno dicendo i baresi, furbi, quali siamo? Cosa abbiamo fatto? Ci siamo mascherati come pellegrini per arrivare a prendere le ossa. Geniale. Allora, creativi più che furbi. Ma, magari chiedono di andare a pregare sulla tomba del santo. Ma magari sarà pure successo. Fatto sta che dopo alcune peripezie, perché mi sa che li scoprono pure, vanno dove si trova la bara di San Nicola e iniziano a picconarla per prendere le ossa. E quando aprono, cioè, aprono le ossa, cioè vedono, aprono la bara, vedono la manna. Cos'è la manna? È l'acqua santa che fuoriesce dalle ossa. Sì, ne parlerà qualcun altro. Lascerò qui il passante ai miei compagni. E poi quindi, cos'è che succede? Dopo che riescono a prendere le ossa del santo, e quindi ritornano sulle caracche e salpano dal porto di Mira, durante il viaggio di ritorno ci sono numerose peripezie, perché dopo alcuni giorni numerose burrasche fanno sì che le navi dovettero attraccare in un porto lì vicino, perché il mare non faceva sì che i marinai potessero tornare. E quindi il capitano della nave fece giurare a tutte le persone sul Vangelo che nessuno avesse rubato un pezzo delle reliquie di San Nicola. E allora, dopo che tutti giurarono e chi aveva rubato i pezzi delle reliquie di San Nicola ammisero i propri errori, il giorno dopo il mare fu calmo e i baresi poterono tornare a Bari. E l'attraccarono? Nel porto. Quale porto? Quello di Bari. Il porto di San Giorgio. Arrivarono proprio a Bari, arrivarono con le loro caracche nel porto di San Giorgio. E quindi sostarono, almeno per un giorno, per consentire ai fedeli baresi, che nel frattempo erano stati allertati, certo, di questa traslazione che rientra nell'articolo 624 del codice penale, come giustamente la professoressa di diritto Tiziana Ciraci ci suggerisce, quindi i pellegrini vanno a rendere omaggio alle ossa del santo. E così il 9 maggio, siamo al 7 maggio, ecco perché ragazzi, si rievoca la traslazione delle ossa del santo facendole venire dal mare con la caravella, perché arriva a San Giorgio, si va indietro, arriva al porto di Bari e il quadro viene esposto nella piazza, che poi è la piazza mercantile. E poi che succede? È il 9 maggio. Chi accoglie a Bari le ossa del santo? L'abate Elia. Che era in sostituzione all'epoca, professoressa di religione, qua te lo devo chiedere, perché qua c'è sempre stata una disputa tra la cattedrale e la basilica, che all'epoca non c'era ancora la basilica di Sicola, ma c'era l'abate Elia, no? Il vescovo si chiamava, se non ricordo male, era il vescovo Ursone. Hai visto che professore di informatica è documentato. Un tuttologo, prof. No, lo studiamo, mi sono preparato. Però risolvono il problema. Sì, come lo risolvono il problema? Con un unico vescovo che è l'abate Elia. Con un unico vescovo che si autoproclama. No. Okay. L'abate Elia. È l'abate Elia. Allora, quindi San Nicola, voi siete giovani, non lo sapete, in realtà non c'era ancora la basilica di San Nicola. No. Quindi le reliquie di San Nicola vengono ospitate in un'altra chiesa di Bari Vecchia, che è antecedente alla chiesa di San Nicola, e tu sai qual è? È la chiesa di San Michele, che sta, dunque, quella, la via mi sfugge, comunque è una via molto vicina a Corso Vittorio Emanuele. E lì furono parcheggiate, giusto il tempo,